Ciao ragazzi, dopo tutti i commenti sul video, YouTube è un lavoro, devo per forza fare la reazione ai commenti e risponderli in diretta. Capito? Allora, chissà perché me lo immaginavo che c'è gente che vuole fare gli YouTuber. Beh, è normale. Allora, mi stava venendo in mente, quando ero ragazzino io volevo essere Roberto Baggio o Totò Schillaci. Cioè, quello è volevamo essere calciatori. Poi c'era Louis Armstrong, quello che è andato sulla luna. Quindi io da ragazzino volevo fare l'astronauta, lavorare alla NASA, ed è per questo che sono andato nella scuola di scienza. Perché mio padre voleva che diventavo ingegnere come meccanico. Io volevo fare l'astronauta, raga. Cioè Taste io. and melt vitamins. Big Alpamamal. Io, scusate, intramezzo pubblicitario. Io, il mio sogno da bambino era o astronauta, o Sherlock Holmes, o Indiana Jones, perché comunque c'era Indiana Jones il periodo e Sherlock Holmes, che erano molto furti negli anni 80. Quindi volevo essere indiano o archeologo, infatti ho vari cugini che poi sono andati a studiare archeologia, o astronauta, infatti molti degli anni 80 sono diventati scienziati comunque di spazio, tanti canali su YouTube parlano di quello, tra i più di successo parlano di spazio. Perché? Perché siamo noi degli anni 80, capito? Altri di successo di cosa parlano? Calcio, in Italia almeno. Negli Stati Uniti quale sarà lo sport che farà successo? Il wrestling o l'NBA? NBA o wrestling, no? Oh raga, cioè, ma di cosa stiamo parlando? YouTube è solo un ponte per roba che interessa alla gente. È un ponte, un gate. Poi, questo non vuol dire che tu ti blocchi a YouTube. L'ho visto anch'io nel mio piccolo canale a 15.000 iscritti, con la chitarra. Questo mi ha permesso di diventare un chitarrista di medio successo e avere la mia band. Quindi, se io non avevo il canale dove facevo le cover, come mi diceva la band a me, vieni a suonare con noi? Cioè, avete capito cos'è YouTube? È un ponte per aprirvi poi la strada del vostro talento. Ragazzi, ma io sono più bravo, cioè, capito, nella chitarra o nei videogiochi, per esempio, parlando di me, o nelle arti marziali. Io ho vari talenti, no? Ma altri consigliano di focalizzarsi su un talento in particolare, capito? Io è che sono così, sono un po'. Cambio molto idea. Io da ragazzino ho cambiato da telescopio a microscopio, infatti lo state vedendo nei video che ogni tanto io porto questa cosa qua. Ok, quindi qualcuno mi ha commentato. Mentre sto guardando il tuo audio, commento, mi è apparso la prima volta che ti vedo, infatti dopo mi scriverò, bla bla bla. Capisco che YouTube è come un'azienda, ma un'azienda che produce olio deve avere una acidità zero. Se produce vino non deve essere acido. Cioè, certo, quali sono i talenti? Ecco, ne ho parlato prima. Tu devi andare a toccare la niche, cioè la nicchia che interessa al mondo, però. Non è che ti butti in quella nicchia, un po' ti deve piacere. Io so di un canale che ha fatto successo in un mese ultimamente, che si è affacciato ai Pokémon, ha fatto 100 milioni di visual po in pochissimo tempo facendo i Pokémon. E questo qua non è uno che ne sapeva di Pokémon. Questo qui ha preso i Pokémon, adesso c'ha 5 milioni di iscritti e ha aperto il canale da poco, 2 anni fa, come vari qua in Italia. Cioè, ha aperto il canale 2 anni fa. C'è gente che perché ha beccato la nicchia giusta, c'ha 5 milioni di iscritti. Il discorso è beccare, infatti, nel corso che io continuerò a registrare, parlo anche di questo. La nicchia di successo dovete beccare, ragà. E per me le arti marziali, io ho aperto un canale, ho fatto 15 milioni di visual in 2 settimane e sono le arti marziali per me, perché là sono
si tocca la legge dell'attrazione, ragazzi. Cioè tu devi vibrare. Quella cosa lì che vibri ti farà successo. Non è che se tu ti butti in una cosa che poi non ti piace. Ne parla anche Bob Proctor, ragazzi. Cioè, tu prima devi vibrare che ti piace veramente. C'è anche una parola in giapponese, Ikigai, che descrive questo. E il talento non è che nasce così, lo devi scoprire e devi anche praticarlo. È un insieme di cose. Devi evolvere, devi migliorarti, devi vedere il tuo potenziale e crescere. È sbagliare, è maturare, è tutto un insieme di robe che negli anni è come quando inizi a suonare la chitarra. All'inizio non sai fare neanche un accordo, dopo 10 anni, quanti accordi sai fare? Quindi YouTube è solo un ponte per scoprire il talento, raga. Quindi spero che sono chiaro. Poi sì, è vero, ha fatto alzare il PIL. Quindi per me è un rinascimento del lavoro, un risorgimento, perché purtroppo dalla crisi del 1936 e quella del 2008, ok? Quanti milioni hanno perso i posti di lavoro, promessi dalla classe, già lo sappiamo, quando invece poi è nato questo sito che veramente miracoli succedono, come gente che apre un canale, bam! E gli fa 5 milioni di iscritti. Quelli sono miracoli, ragazzi. Quindi non smettete di crederci. Cercate il vostro talento, non arrendetevi. Non ascoltate quelli che dicono: "Ma cosa stai facendo?". Ascolta quelli che sembra che ti vogliono veramente far capire il tuo vero sé, perché c'è di mezzo anche quella roba là, il vero se. Ok, spero di essere stato abbastanza chiaro. Comunque, quando ci sono video del genere, io rispondo. Ok, ciao.